Vorrei partire proprio da questo filmato, Elisabetta, che è un po' il finale del tuo libro, no? Del tuo libro, il titolo... Cioè, mi date il libro, magari, che lo faccio vedere? Io l'ho portato, eh? Fantozzi dietro le... Sì, beh, se me lo date... Fantozzi dietro le quinte. Lo faccio vedere. Fantozzi dietro le quinte. Vediamo questo filmato e poi cominciamo la nostra chiacchierata. La felicità è lo scopo della vita. E bisogna acchiapparla con i denti e con le unghie. La felicità è la cosa più importante dell'esistenza. E bisogna rincorrerla a tutti i costi. E non è una forma di egoismo. Una dichiarazione d'amore verso la cosa più bella e preziosa che abbiamo, la vita. Questo è quello che mi ha insegnato mio padre. E lo ringrazio dal profondo del cuore. Grazie papà, sei stato unico e io sono fiera di essere tua figlia. Gliele hai dette queste cose a papà? No, non gliele ho mai dette. Non gliele ho mai dette. È una di quelle cose di cui sono un po' pentita, però tutti e due eravamo un po' orsi, un po' timidi, un po'... Anche liguri in questo, che non stavamo tanto lì a tirar fuori. Però lui ti adorava. Ma anch'io adoravo lui. Lui ti adorava. Però anche lui non mi ha mai detto, è sempre stato un po' sulle sue, anzi. Però è stato un buon insegnamento perché mi ha spronato, diciamo così. Il vostro rapporto com'era? Il nostro rapporto è stato anche teso, perché su certe cose avevamo un carattere un po' simile, per cui ci scontravamo un po'. Però di grande rispetto, non mi ha mai urlato, per esempio. No, di grande rispetto, di grande stima reciproca. Tu come figlia sei mai stata gelosa di papà? Perché di solito un figlio vorrebbe un genitore tutto per sé, mentre papà era amato da tutti, no? Per cui in qualche maniera il lavoro, gli amici, perché poi papà era un godereccio, sì, sempre circondato da amici, me lo ricordo molto bene. Sei mai stata gelosa? Ma forse delle volte sì, sono stata un po' gelosa, ma però delle volte ci sono successe delle cose che, per esempio, siamo andati in discoteca io e lui, divertendoci o facendo come se fossimo amici. Quindi avevo anch'io quel rapporto con lui goliardico o amichevole, o che si ha con gli amici normalmente. Come vedevi il rapporto tra mamma e papà? Beh, era un rapporto molto stretto, molto particolare, anche perché si sono conosciuti. Mia madre aveva 16 anni, lui poco più. È durato tutta la vita, certo, con gli alti e bassi, per carità, poi con due caratteri molto, molto diversi. Lei tendeva più a stare chiusa, andare a letto presto la sera, lui usciva sempre. Però di grande complicità, se no non sarebbe mai durato tutti questi anni, e appunto poi anche molto diversi. Non era gelosa Maura di papà? Non l'ha mai fatto capire se lo era. Tu lo percepivi o no? Beh, sì, un pochino, sì. Perché era birichino papà, eh? Era un po' birichino, ogni tanto era... Era birichino forte papà! Era anche poco gestibile, però aveva un carattere che se cercavi di bloccarlo, lì scappava definitivamente. Invece mia madre è stata brava anche in quello, non so se pensata o spontanea come scelta, ma lo lasciava libero. Senti, voglio partire dall'inizio. Allora, papà, vivevate a Genova? Sì. A Genova. E poi è stato Maurizio Costanzo, in qualche maniera, che vi ha fatto trasferire a Roma. Esatto. Come? Ce lo racconta in questo filmato Maurizio, e poi voglio sapere se tu ricordi qualcosa di quel periodo. Vediamolo. Io andai a Genova con un mio spettacolo e Luigi Squarzina, che insieme a Ivo Chiesa dirigeva il Teatro Stabile di Genova, mi disse: se non hai niente da fare stasera, nel teatrino di Piazza Marsala, che era sempre gestito dallo Stabile, c'è uno curioso, un impiegato che fa... Prego, prego.
posso rimanere in piedi? No, 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 prego. Dunque. Sì. Ecco, sì. Che? Dove va? Dove va? Questa qui è la gallina tedesca che... Chi è quel matto che ha mangiato la gallina tedesca? Chi ha approfittato di questa settimana mia d'ipnosi? Dov'è che io lo caccio fuori, si alza in piedi? Glielo sbatto fuori di qui, sa? Dov'è? Dov'è? Ah, ecco. L'ha mangiata lei. Ecco, non aveva il zenfero, il mostarda. E vuole anche la mostarda. Cristoforo Colombo. Sì, solo io. Faccio la voce da fantasma. Come? Faccio la voce da fantasma. Faccia un faccio po'. La voce da fantasma, è chiaro? Sì, faccia un po' quello che vuole. Ecco. Ci racconti adesso un po' dell'epico viaggio. L'epico viaggio, l'epico viaggio di cui tanto si favoleggia. Oh, si favoleggia. Che si favoleggia. Si l'epico favoleggia. Viaggio che si favoleggia è stata invece una stronzata. Quando saltò? Allora, tutto parte da Maurizio Costanzo, sì. Che allora gestiva un piccolo teatro qui a Roma. Il 7x8 a Trastevere. Esatto, il 7x8. Lui lo vede perché va a Genova per lavorare. Un amico gli dice, senti, vai a vedere che c'è... perché papà faceva l'impiegato allora, cioè lui aveva lui faceva lavoro. L'impiegato, però lavorava con la Bestrocchi, che era questa compagnia teatrale amatoriale di studenti di legge genovese. E quella sera in realtà lui non faceva il suo spettacolo, c'era Iannacci, doveva esserci Iannacci che aveva l'influenza, quindi Ivo Chiesa, che era l'imprenditore del teatro, che l'aveva visto in queste cose della Baistrocchi, ha detto vai un po' dentro tu, fai quelle cose lì che t'ho visto fare. E lui è andato e ha fatto un po' quello che poi è venuto fuori con Kranz, quindi trattare male il pubblico, ha ribaltato un po' quello che era il presentatore classico. Costanzo alla fine dello spettacolo è andato da lui, mio padre non aveva idea chi fosse Costanzo, e gli ha detto, senta, le vorrei parlare. Si sono seduti davanti alla focaccia col formaggio e gli ha proposto di venire a Roma. Lui è venuto a Roma, lì per lì ha detto, vabbè, vado, tanto dopo 2 giorni mi cacciano. Quindi era partito con 2 cose. Invece la cosa è andata, tanto che era venuto da solo, praticamente senza valigia. Invece la cosa è andata bene. E poi dopo Natale, insomma da gennaio, voi l'avete raggiunto. Ci siamo trasferiti tutti a Roma. E tu sei stata felice bambina di essere... Io sì, perché sì. Ero curiosa, l'idea di cambiare città, mi piaceva questa Roma sempre raccontata. Però improvvisamente arriva il successo, perché lì l'abbiamo visto a Kranz ed era un programma proprio della domenica. Era un programma te della ricordi? Domenica. Sì. Era un programma proprio della domenica e lui comincia subito ad avere successo. Sì. Poi però il grande vero successo arriva con Fantozzi. Il grande vero successo arriva con Fantozzi film, prima era uscito il libro. No, lui aveva una rubrica sull'Europeo. Sull'Europeo, esatto. Lui scriveva una così striscia settimanale e poi Rizzoli, l'editore... ma sai chi l'ha voluto fare il libro? Nicola. Sì, lo so che c'era di mezzo mio Nicola, marito. Lo so. Cioè, Nicola ha avuto l'intuizione, leggendo quei trafiletti sull'Europeo, dire ma da qui noi potremmo fare un libro, ed è stato mio marito. Lo so. Amico di... credo che si siano conosciuti proprio credo in quel periodo, lì. Tra l'altro io ho lavorato con Nicola anni fa. Fa questo... stampano questo Rizzoli, questo libricino. Questo libricino dove all'inizio stampano 1000 copie. E tra l'altro esce ad agosto, quindi il periodo peggiore per uscire con un libro. E lo vendono subito, 1000 copie. 1000 copie a un certo punto iniziano a stamparle tante. E credo che abbia venduto 1 milione di copie, che per l'Italia è una cifra enorme. E a quel punto poi la Cineriz, quindi sempre il Rizzoli. Gruppo Rizzoli, gli ha proposto di fare il film. Non doveva neanche farlo lui inizialmente, ma hanno chiamato sia Pozzetto che Tognazzi, che per altri impegni hanno detto di no, e alla fine l'ha fatto lui e il resto si sa. Allora, nei primi film c'era Liu Bosisio, mi pare, no? Come attrice, che era un'attrice impegnata di teatro, che poi a un certo punto lei rifiuta perché era un'attrice molto impegnata, faceva testi teatrali importanti, seri, insomma teatri di un certo classico tipo. Greco faceva questo.
e sembra che poi in una replica, forse in Sicilia, è vera questa sì, cosa? Sì, così mi è stato raccontato. Che qualcuno la chiama... Pina, mentre faceva queste tragedie greche, Pina, drammatiche. Lei, questa attrice molto impegnata nel punto, dice... Sì. Io credo un po' quello, un po' perché non voleva essere identificata con la Pina. La moglie, perché era la moglie di Fantozzi. Sì. Vediamo allora il grande successo di Fantozzi. E orientamela! Ecco! Ugine, scusa, non per il motivo. Non si sentiva. Ugo, dove vai? Torni, papà! Si ripartono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese. Arrembaggio degli azzurri, salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley. Così, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley. Tra l'altro, stavo dicendo, hanno fatto la scritta. Sì, scusi, chi ha fatto paro? Sono andata anche io l'altro giorno a farmi il selfie lì davanti. È così, ancora c'era scritta? Ma pochi, è una questione di poco tempo fa, di pochi giorni fa, due settimane fa massimo. Ma ti rendi conto? Ci ho anche portato la mamma un giorno, la quale è l'unica che a non sapere, scusi, chi ha fatto palo, a cosa si riferisce. Ah, non lo sapeva no. Lei? No, ma lei sembra potrebbe essere la moglie di un dentista, non di perché proprio... Perché lei è sempre stata molto defilata. Fuori, defilata, non è mai andata su un set. Non... Tra l'altro, l'altro giorno, siccome ci sono vari progetti che, ai quali sto lavorando anch'io, eccetera, cioè, sul tipo papà... quali, Elisabetta? Ma, per esempio, c'è cioè, una cosa che direi una TV movie su mio padre... per la regia di Luca Manfredi con Enzo Paci, che adesso Luca è al montaggio. Che l'hanno già girata però. Sì, no, hanno appena finito le riprese, esatto. Luca è al montaggio e uscirà, ce lo deve dire Rai 1. quindi o primavera o autunno prossimo. Un sacco di progetti su Paolo ci sono. Poi c'è questo documentario al quale anch'io sto lavorando, insomma, per la 3D Production. E dove farà ci sono varie interviste e ci sarà anche la voce narrante di Luca Bizzarri. Ah, bello, bravo. E poi c'è un'altra cosa a teatro che debutterà a Genova alla fine di gennaio per la regia di Davide Livermore con Gianni Fantoni, che è Fantozzi la tragedia. Ah, per cui prosegue. Sì, tante cose ci prosegue. Sono. Senti, a proposito di interviste, io i miei autori, Paolo, ha tirato fuori un'intervista di papà che è tratta da Mixer, 84 è l'anno, perché il problema di tuo fratello è stato pesante, molto pesante, sì. Ha inciso moltissimo nella vostra vita, per forza, nella vita di mamma, nella vita tua, in qualche maniera l'hai vissuta anche tu, e nella vita di tuo padre. Io ho estratto un brevissimo filmato, ma te lo voglio far vedere, probabilmente lo conosci già. Sì. Però è giusto che anche i nostri amici da casa sappiano che poi Paolo Villaggio ha vissuto anche una tragedia familiare. Certo, certo. Vediamo insieme questo breve filmato. Quanto tempo fa si è accorto che suo figlio si bucava? 3 anni fa quando me l'ha detto. Mi ha detto, guarda che succede questo, io che... Ho sempre pensato di essere un padre attentissimo, intelligente, che mi ero fatto una cultura, che avevo seguito, mi ero informato, una letteratura in casa su come ci si accorge, eccetera, invece in realtà io non me ne ero accorto, come tutti. E qual è stata la sua prima reazione? Panico. Panico, cioè, e poi grande colpa. Dio, non me ne sono accorto. Perché non me ne sono accorto? Perché non me ne sono accorto? E mio figlio mi ha aiutato, ha detto, papà non se ne accorge nessuno, mi ha detto. Cosa vorrebbe non aver mai fatto come padre? Per evitare quello che è successo, se c'è qualcosa. Che sì, certamente, io penso averlo fatto desiderare poco degli obiettivi da raggiungere, ho fatto dei regali inutili, bisogna assolutamente motivare ogni regalo, non fate mai regali inutili e fateli soprattutto desiderare di diventare qualcosa, non aiutateli troppo, insomma, fateli corazzare, fateli crescere, non impeditegli